colore e natura. Questi i tre elementi base che, fondendosi tra loro in una sorta di strana alchimia, risvegliano i sensi di chi visita il Brasile per la prima volta. La quinta nazione del nostro pianeta per estensione territoriale, la terra del samba e del carnevale, il Brasile deve il suo nome ad un legno, il pau-brasil, dal quale si ricava un colorante rosso utilizzato per tingere gli abiti. Un paese dal passato tranquillo, ma con una popolazione in continuo movimento, che secondo detti popolari è ancorata al presente, ma anche felicemente proiettata verso il futuro, con l'ambizione di fare del Brasile una grande nazione. Posizionato nell'America del Sud su una superficie di oltre 8 milioni e mezzo di chilometri quadrati, ovvero maggiore degli Stati Uniti, ha una popolazione di circa 170 milioni di abitanti. La scoperta del Brasile risale al 22 aprile 1500 e si deve al navigatore portoghese Pedro Alvarez Cabral. A causa delle ricchezze del suo territorio, il Brasile ha dovuto firmare nel tempo numerosi accordi con la Spagna, l'Inghilterra, l'Olanda e la Francia per impedire invasioni da parte di questi popoli colonizzatori, fino all'indipendenza, giunta nel 1822 ad opera del principe del Portogallo. Dal 1899 il Brasile è diventato una repubblica e oggi a capo dello Stato c'è il presidente, che è nominato ed eletto direttamente dal popolo e resta in carica per 5 anni. In Brasile tutto è all'ennesima potenza, dalle dimensioni geografiche alle risorse. Così le foreste coprono il 65% del suo territorio. Proprio per la sua estensione, le differenze tra le regioni del Brasile sono importanti. Così a sud, dove la maggior parte delle persone sono di origine europea, si possono ammirare bellissime spiagge e montagne in stile europeo. Nel nord-est, invece, il paesaggio è tipicamente tropicale, con spiagge bianchissime circondate da magnifiche palme e da un mare caldo.